Ciao a tutti. In questo video vorrei parlare di cose giuste, di giustizia. Capita a tutti di porsi il quesito perché le cose giuste scarseggiano, perché le cose giuste non sono di questo mondo. Io ho pensato forse le cose giuste scarseggiano perché è la natura stessa a non conoscere la giustizia umana. In natura la giustizia umana non esiste. Se ci fosse giustizia, ogni cucciolata, per esempio, di ogni cucciolata, di ogni genere di essere vivente, animale, sopravviverebbe per intero, cioè non morirebbe alcun cucciolo, perché tutti hanno il diritto di vivere. Ed invece di ogni cucciolata alcuni vivono. E altri muoiono senza pietà. Perché anche la pietà in natura non esiste. Noi stessi umani, se facessimo sempre sesso senza anticoncezionali, metteremmo al mondo una montagna di figli, molti dei quali di certo morirebbero di fame, malattie e altro, e la popolazione mondiale esploderebbe. È l'uomo che con la sua intelligenza ha creato gli anticoncezionali e può così controllare le nascite senza che la popolazione mondiale esploda con tutti i guai che ne deriverebbero. Già adesso siamo tanti, figuriamoci. A volte dico a me stesso, le cose non possono andare tutte in modo giusto e forse neanche per la maggior parte in modo giusto. È come se la tendenza alle ingiustizie fosse intrinseca a tutto il creato e dunque fosse imbattibile. Per esempio, quante volte in autobus o in treno sarebbe giusto far sedere un anziano, una donna incinta, e invece chi lo fa non lo fa nessuno. Perché una delle cose giuste è anche l'educazione, la gentilezza. Rientra nella civiltà. La maggior parte non lo fa neanche per sogno. A livello nazionale, per esempio, sarebbe giusto dare di più a chi ha di meno, facendo pagare di più ai ricchi e meno ai poveri, ma non lo fanno. O lo fanno comunque in modo molto parziale. Neanche adesso che stiamo in crisi. Le cose giuste. È come se non le volesse fare nessuno, non piacciono a nessuno. Magari le pretendiamo, le vogliamo, poi però quando si tratta di farle noi non le facciamo. Per esempio la droga a livello mondiale si potrebbe debellare, si dovrebbe debellare, però i governi non lo fanno. Non lo fanno non perché non ci riescono, ma secondo me non lo fanno perché non vogliono. Anche la prostituzione a livello mondiale si potrebbe ridurre di molto, si potrebbe non debellare, ma comunque ridurre di molto. Invece non lo fanno. Cioè è come se fanno finta, è come se facessero finta, ma poi alla fin dei conti sia la droga, sia la prostituzione, sia il vendere e commerciare senza limiti di codici, lo fanno fare, ma sarebbe giusto non fare queste cose, cioè eliminarle, invece nessuno lo fa. Perché non c'è la volontà di farlo. E quindi è come se a questo mondo le cose giuste fossero delle utopie. È come se le cose giuste fossero delle utopie, dei sogni, per le quali molte persone combattono strenuamente, combattono impavidamente. Ci sono tante persone che nel loro piccolo fanno le cose giuste, lottano affinché le cose giuste trionfino, affinché
affinché la giustizia trionfi. E io credo che l'uomo abbia il dovere di far trionfare la giustizia e abbia il dovere di fare le cose giuste per il bene nostro, per il bene di tutti. Però, ripeto, la maggior parte delle persone, compresi i governi, purtroppo, compresi chi ci comanda, alle cose giuste pensa troppo poco. A realizzare le cose giuste, io credo pensi troppo poco. E questa è una cosa molto triste che spesse volte dà i nervi, fa arrabbiare, mi fa indignare e dovrebbe far indignare tutti. Speriamo che il mondo a venire sia un mondo più giusto. Grazie per avermi ascoltato, spero di non avervi annoiato. Ci sentiamo presto, a presto, e viva le cose giuste.